in questo tempo di Pasqua la liturgia ci fa ascoltare il libro degli Atti degli Apostoli, dove è raccolta la testimonianza di fede, i primi passi del cammino della prima comunità cristiana. E noi ci confrontiamo con la comunità delle origini, perché impariamo, perché riceviamo spinta, entusiasmo, insegnamenti forti, perché anche noi abbiamo bisogno nel nostro tempo di essere come i primi cristiani, gioiosi, coraggiosi, ardimentosi nell'annuncio del Vangelo. Oggi abbiamo sentito la difficoltà che gli apostoli hanno avvertito fin dagli inizi, quando hanno parlato di Gesù e in mezzo al loro popolo non hanno trovato subito l'adesione, addirittura li vediamo in prigione. In prigione non perché avevano fatto del male, ma perché parlavano di Gesù, come si ripete la storia. Quante volte è successo in questi 20 secoli di storia della Chiesa e quante volte succede anche oggi in diverse parti del mondo. Sono in prigione, potremmo dire, sfortunati loro, che cosa gli succederà? Abbiamo ascoltato che durante la notte il Signore interviene e attraverso il suo angelo apre le porte del carcere, li conduce fuori e chiede loro di continuare a parlare di Gesù, della sua Pasqua, di andare nel Tempio per fare risuonare in mezzo al popolo tutte le parole di vita. Ecco cosa Dio fa. Dinanzi alle difficoltà che il popolo dei cristiani trova, egli manda il suo messaggero in un modo o nell'altro, perché la parola di vita, che è il Vangelo della risurrezione, non venga bloccata. Gli apostoli sono messi in condizione di annunciare di nuovo il Vangelo. Guai a me, dirà San Paolo, se non annuncio il Vangelo. Essere cristiani significa, in un modo o nell'altro, testimoniare Gesù, sempre, dappertutto, anche quando ci sono degli ostacoli. Ed è quello che gli apostoli fanno. Al mattino sono di nuovo nel Tempio, dove erano stati imprigionati, catturati, perché gli fosse impedito di parlare, e di nuovo parlano di Gesù. L'indicazione è chiara anche per noi. Se crediamo in Gesù, se gioiamo perché lui è la nostra vita, la luce che illumina anche i momenti più bui, noi non possiamo tacere. Dobbiamo sempre annunciare la bellezza della vita nuova che nasce dall'incontro con il Signore risorto. Abbiamo sentito la reazione, al mattino si sono radunati come per il processo a Gesù che abbiamo ascoltato e ricordato la Domenica delle Palme e poi nel Venerdì Santo, questo processo che si è concluso con la condanna a morte. E sono di nuovo radunati lì nel Sinedrio, ma mandati a prendere nel carcere la prigione e voi. Come si spiega? Ma come si spiega l'intervento di Dio? Non si può mai spiegare, perché Dio va oltre le nostre spiegazioni umane. Restano perplessi, si domandavano che cosa fosse successo, noi lo sappiamo. Quando Dio passa nella nostra vita, quando interviene, non siamo in grado di dire, di spiegare, però sappiamo che è intervenuto, ci ha liberati, ci ha rimessi in piedi, ci ha dato quella forza, quel dono che è il suo Spirito, lo Spirito Santo, che ci consente di essere, come gli apostoli, testimoni della risurrezione. Di nuovo catturato. È stata proprio l'esperienza della prima comunità cristiana, dei discepoli di Gesù, ma questa volta il comandante li prese senza violenza, per paura che il popolo li lapidasse. Questa è un'indicazione preziosa. Il popolo ascoltava queste parole di vita, come quando Gesù, ancora in vita, prima di essere condannato e crocifisso, pronunciava le parole che penetravano nei cuori. Il Vangelo dice sempre:
tanta gente, una folla sterminata, veniva e pendeva dalle sue labbra. Noi lo sappiamo, quando il Vangelo risuona, non solo nella nostra vita, nella vita delle nostre comunità più o meno attente o anche un po' distratte, nella vita della nostra società, di questo mondo che sembra e in qualche modo è tanto lontano dalla fede, quando questa parola risuona non come vogliamo noi, ma come essa veramente è, il Vangelo penetra nel cuore di tanti, anche se non c'è sempre la risposta diretta e immediata, perché il Vangelo è più grande di noi. Vangelo non siamo noi, Vangelo è Gesù, e Gesù è vivo, e Gesù parla, Gesù raggiunge come sa fare solo lui, ma si serve di noi, la vita, il cuore di ogni persona, l'abbiamo sentito da lui stesso nella proclamazione del Vangelo di Giovanni. Gesù è la luce, lui è stato mandato dal Padre non per giudicare, noi a volte giudichiamo, qualche volta siamo anche un po' severi. E non facciamo bene, non sta a noi giudicare, ma nemmeno il figlio, lui è stato mandato nel mondo come esempio concreto, forte, dell'amore del Padre per tutti. Nel venerdì santo abbiamo alzato lo sguardo, come facciamo sempre, ma quel giorno in un modo solenne, unico, abbiamo guardato la croce, segno di morte, di violenza, abbiamo ringraziato non per la sofferenza, ma per l'amore che Dio ci ha mostrato nel Figlio crocifisso. Egli ci ha amati fino alla fine, ha donato tutto se stesso per tutti i popoli, anche per i crocifissori, per il popolo che gli si metteva contro. Quanto è grande l'amore di Dio per lui. Dio, sono le parole di Gesù, ha tanto amato il mondo da mandare, da mettere nelle nostre mani il suo Figlio, perché nulla vada perduto di quello che gli è stato affidato. Certo, questo dono di Dio che è Gesù bisogna che sia accolto, prima ancora riconosciuto e poi inserito nella propria vita. Possiamo dirgli di sì e camminare nella luce, possiamo dirgli di no e rimanere nelle tenebre, perché lui non si può, lo sappiamo. Dio non ci costringe, l'amore non può essere legato alla costrizione. Dio ci ama totalmente, ma questo amore è così grande che è disposto ad accettare anche il rifiuto. Non si arrende Dio, meno male. Dinanzi al nostro rifiuto, egli non reagisce vendicandosi o punendo, no, egli reagisce, quante parabole di Gesù ascoltiamo che insistono su questo, amando di più. E l'abbiamo visto nel trigo pasquale. Giuda lo tradisce, Gesù gli lava i piedi, lo fa mangiare con lui, intinge il boccone con lui, gli dona la vita, muore per lui. Ecco come Dio risponde al nostro rifiuto. Mentre noi abbiamo questa drammatica libertà di accettare o di rifiutare, egli continua ad amarci, perché fino alla fine attende e offre a ognuno la possibilità di rispondere all'amore con la propria vita. Ringraziamo il Signore, chiediamogli di essere sempre una comunità che sa amare Gesù, seguire Gesù, testimoniare Gesù. E lasciandoci guidare dal suo Spirito, cerchiamo la verità. La verità nei nostri rapporti, la verità nel servizio ai fratelli, anche quando non veniamo capiti, la verità nell'ubbidire a Dio, qualunque cosa ci chiede. Ed è per questo che anch'io vi chiedo di pregare perché lo fate già, adesso in un modo ancora più forte, perché Dio possa in questo momento del mio ministero episcopale, del mio servizio, nella comunità, nella Chiesa, ubbidire a Dio con tutta la gioia del cuore, nonostante la fatica del distacco, che è umana, comprensibile e la condividiamo. Se il Signore vi chiama a Dio, si risponde con il sì. Ed è un sì che è accompagnato dalla gratitudine per i doni ricevuti,
per l'amicizia costruita nella fede ed è accompagnata anche da questo sostegno forte che ci permette di continuare il cammino in ogni caso insieme. Questo è il mistero della Chiesa. La Chiesa in Gesù è il suo corpo. Noi rimaniamo in Gesù uniti, come sentivamo negli atti degli Apostoli di domenica. Un cuore solo e un'anima sola. E questo ci consente di dire al Signore quanto sei stato buono con noi. Il dono che ci hai fatto della comunione fraterna ci unirà per sempre in te.